Da gennaio nascerà l'Agenzia Sarda delle Entrate. Avrà 20 dipendenti, un direttore generale e un costo annuo di 2 milioni di euro. Gestirà e controllerà i tributi regionali. Sit-in di protesta per la chiusura della strada di Punta Gennarta. Questa mattina ad Iglesias decine di sportivi e appassionati di jogging si sono dati appuntamento davanti ai cancelli del sito per chiedere la fruibilità della strada che costeggia la diga. Sanità ad Iglesias, un esposto alla procura contro la ASL 7. L'azione messa in atto dalla consigliera comunale di Casa Iglesias, Valentina Pistis, che denuncia una gestione scellerata dei servizi sanitari in città. Da Carbonia ad Hong Kong, sull'onda della musica electropop, Riccardo Onnis, 25 anni dopo l'esperienza cinese, lavora ad un nuovo progetto che partirà proprio dalla Sardegna. Benvenuti nel telegiornale di Canale 40, apriamo con una notizia regionale. È stata istituita l'Agenzia Sarda delle Entrate, sarà operativa dal prossimo gennaio e dovrà riscuotere i tributi regionali. Sentiamo. Nasce in Sardegna l'ASE, Agenzia Sarda delle Entrate. La Giunta ha adottato ieri il disegno di legge che la istituisce. Il DDL sarà ora sottoposto ad un dibattito pubblico per 15 giorni sul sito della Regione, nella sezione Sardegna partecipa, in modo da raccogliere opinioni e suggerimenti dai cittadini. Tornerà poi in giunta per l'approvazione definitiva e infine arriverà in Consiglio regionale per il via libera finale. Un direttore generale, un revisore di conti, 20 dipendenti, un costo stimato a regime di 2 milioni di euro all'anno e inizio previsto dell'attività dal 1 gennaio 2016. L'agenzia sarà istituita presso l'assessorato della programmazione con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria e organizzativa. È uno strumento importante nelle mani della Regione, ha spiegato Raffaele Paci, assessore al bilancio, e comprende. Gestione accentrata dei tributi regionali propri, coordinamento della riscossione del sistema regione per evitare spezzettamenti e sovrapposizioni, supporto alla finanza locale e monitoraggio del sistema fiscale regionale. La centralizzazione degli acquisti attraverso la centrale unica di committenza ci permetterà di avere una visione completa e definita delle tasse e dell'efficienza di singoli comuni, oltre che di controllare più facilmente il flusso delle entrate regionali, ha sottolineato Paci. In prospettiva, grazie alla modifica delle norme di attuazione, si potrà arrivare alla riscossione diretta delle quote tributarie spettanti alla Regione, in modo che non passino per il bilancio dello Stato, il che significa maggiore padronanza dei flussi di competenza. E ci spostiamo ad Iglesias, protesta questa mattina alla diga di Punta Gennarta. Il polmone verde della città, frequentato abitualmente da sportivi appassionati di jogging, nonché da famiglie e anziani che amano le passeggiate all'aria aperta, purtroppo non è fruibile da diversi mesi. E Alessia Pina ha intervistato per noi i manifestanti. Ci troviamo alla diga Punta Gennarta, dove si sta svolgendo adesso una protesta da parte dei cittadini che per anni hanno frequentato la zona per fare jogging, per venire a correre o semplicemente per fare allenamento. Ci troviamo in compagnia del signor Efisio Aresti. Lei ha frequentato per anni la diga per venire a fare delle passeggiate. Adesso la diga non è più fruibile da mesi. Come si trova a vedere, insomma, la diga chiusa e non poter più permettersi di fare una passeggiata? No, mi dispiace tanto, è vero, io sono diversi anni che vengo al mattino, alle 7 del mattino, mi faccio una passeggiata, mi fa bene anche alla salute in quanto sono un paio d'anni pensionato. Non capisco come mai l'azienda abbia deciso così in modo unilaterale di chiuderci questa possibilità e questa opportunità. L'hanno chiusa già circa 8 mesi e con la scusa che devono essere fatti dei lavori per mettere in sicurezza la diga. Questi lavori sono ultimati e non hanno però intenzione di riaprirlo. Noi
siamo qui oggi per protestare, per lamentarci, e ci rivolgiamo anche alle istituzioni, pertanto al sindaco, di farsi portavoce, perché questa possibilità, questo polmone presente all'interno della diga, che ha un percorso asfaltato, possa essere fruito da parte dei cittadini iglesienti e dell'Interland, perché vengono i ragazzi, vengono gli anziani, vengono anche persone che si allenano a livello non solo agonistico ma anche amatoriale. Bene, noi non riusciamo a capire le motivazioni perché ancora oggi questo percorso, questa strada in cui ci permette anche di camminare, percorrere con tranquillità, in quanto non ci sono né autovetture né mezzi che possono percorrere, pertanto è una zona proprio sicura. Ecco, noi pertanto siamo qui oggi per protestare, per dire basta, dateci di nuovo questo polmone, perché è giusto che i cittadini di Iglesia lo possano usufruire. Io per allenarmi non ho problemi, perché essendo una appassionata vado ovunque, in mezzo alla strada, chiaramente, perché Iglesias purtroppo non ha delle strutture apposite per l'atletica in genere, non solo per chi prepara delle corse lunghe. E quindi di conseguenza io posso andare ovunque. Quello che mi dispiace è che con questa situazione chi prevalentemente ne sta facendo le spese sono i bambini, gli anziani, i disabili, tutte queste persone che hanno difficoltà a buttarsi in mezzo alla strada come posso fare io e i miei colleghi runner che si preparano per delle corse. Rimaniamo ad Iglesias, continuano le proteste per il ridimensionamento dei servizi sanitari e dal gruppo consigliare Casa Iglesias si annuncia una battaglia legale nei confronti dell'azienda sanitaria. C'era per noi Carlo Martinelli. Non accennano a placarsi le proteste nel campo della sanità del Sulcis Iglesiente mentre si va delineando una situazione di paralisi dei servizi sanitari. Questa mattina in una conferenza stampa Valentina Pistis, capogruppo di Casa Iglesias nel Consiglio Comunale di Iglesias, ha chiarito la propria posizione. Non possiamo assistere passivamente allo smantellamento della sanità nel Sulcis Iglesiente. Per questo motivo martedì consegnerò un esposto alla Procura della Repubblica contenenti quelli che ritengo essere negligenza e sperpero di denaro pubblico nell'ambito della ASL di Carboni Iglesias. La consigliera Pistis ha ricordato come il commissario Onis abbia omesso di comunicare importanti provvedimenti che si accingeva a prendere, come il trasferimento al SIRAI di Carboni e del reparto di ostetricia, sottolineando lo sconcertante silenzio da parte della giunta comunale sulla sanità iglesiente. La consigliera Pistis evidenzia poi come la situazione del reparto di chirurgia dell'ospedale Santa Barbara, ancora chiuso dopo l'incendio che lo ha mezzo distrutto, rappresenta il segno della volontà di demolire la sanità della città di Iglesias. Denuncia inoltre la Pistis come i piccoli pazienti della chirurgia pediatrica siano obbligati a soggiornare con quelli della medicina pediatrica con gravi rischi di infezioni. Efesio Aresti, della UIL Funzione Pubblica, intervenuto alla conferenza stampa, denuncia come siano iniziate le trasferte obbligate dei pazienti verso Cagliari per patologie che fino a ieri venivano curate negli ospedali di Iglesias. Alberto Pitoni, vice sindaco del comune di Giba, anche lui presente, sottolinea come sia possibile che a Cagliari ci siano 9 chirurgie, mentre nel Sulcis non si possono fare più neppure le risonanze per mancanza di anestesisti. Per questo motivo, aggiunge Valentina Pistis, è stata lanciata anche una raccolta di firme su internet che in appena 48 ore ha già raggiunto quota 530. Inoltre ci apprestiamo, aggiunge ancora la Pistis, a lanciare la proposta di una grande manifestazione popolare senza colori né bandiere presso l'assessorato regionale alla sanità per ribadire il diritto ad una sanità efficiente anche nel Sulcis Iglesiente. Continuiamo a parlare di sanità. L'assessore regionale e il commissario straordinario dell'ASL 7 di Carbonia riferiscano in commissione sanità sulla vicenda ADI dell'assistenza domiciliare integrata del Sulcis. Lo scrive in una nota Ignazio Loci, consigliere regionale del gruppo Forza Italia Sardegna. A seguito delle modifiche apportate dalla dirigenza dell'azienda sanitaria locale al sistema di assistenza domiciliare integrata, aggiunge Loci, per i 47 pazienti cronici del Sulcis è iniziato un vero e proprio calvario, culminato con la protesta sotto la sede della ASL in via Dalmazia a Carbonia. Una situazione indecente sulla quale è urgente fare chiarezza nella speranza che si ripristini un servizio che prima dell'arrivo del nuovo commissario, dice Loci, aveva sempre funzionato alla perfezione. Per questo ha avanzato una richiesta di audizione in Commissione Sanità dell'assessore Luigi Arru e del commissario Antonio Onis.
Un virus che imperversa sul web. Attenzione al CryptoLocker. La Polizia di Stato mette in guardia gli utenti della rete. Sentiamo. Dopo tante segnalazioni da parte degli internauti su un nuovo virus che imperversa sul web, la Polizia Postale ha concluso un'operazione che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo informatico, estorsione online e riciclaggio degli illeciti proventi realizzati mediante la diffusione del virus CryptoLocker, di cui sono rimaste vittime privati cittadini ma anche aziende private e pubbliche. L'ignaro utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni su presunte spedizioni a suo favore oppure contenenti un link relativo ad un acquisto effettuato. Cliccando sul link oppure aprendo l'allegato viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici che richiedono agli utenti, per riaprire il file e rientrare in possesso dei propri documenti, il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro in Bitcoin, una moneta virtuale, a fronte del quale ricevere via email un programma per la decriptazione. Per maggiori informazioni e assicurare un contatto diretto e continuativo col cittadino, si può fare riferimento al commissariato della Polizia di Stato online per tutti coloro che frequentano la rete all'indirizzo www.commissariatodps.it. La Giunta regionale ha dato il via libera al bilancio 2014 della società Carbosulcis, presentato dalla titolare dell'industria Maria Grazia Piras, e ha nominato anche i componenti del collegio sindacale. Riccardo Onnis, cantautore di musica elettropop 25enne originario di Carbonia, è volato fino ad Hong Kong 2 anni fa per un progetto musicale di promozione dei suoi brani, dopo essere stato contattato da un'agenzia di spettacolo della metropoli cinese. Ora è nuovamente qui per lavorare al suo nuovo progetto che partirà proprio dalla Sardegna. L'ha intervistato per noi Alessia Pinna. Siamo in compagnia di Riccardo Onnis, in arte Rich Tarantino, reduce da diverse esperienze musicali e professionali, nonché televisive, ad Hong Kong. Adesso sei nuovamente qui per un nuovo progetto che partirà proprio dalla Sardegna. Parlacene. Ciao a tutti. Sì, questo progetto è ovviamente un progetto musicale, quindi farò uscire diversi brani. Non ho ancora deciso se sarà un album o un EP. E quindi ho iniziato a lavorare da poco a questo progetto, nel senso ho appena iniziato e abbiamo deciso di farlo partire proprio dall'Italia, mentre prima quando ero a Hong Kong abbiamo fatto uscire i brani lì, i video lì, la promozione è stata tutta tra virgolette cinese, la produzione no, però la produzione dei brani è stata fatta qua in Italia dal mio caro amico Mitch e niente, sono molto contento, sono nella fase creativa di questo progetto, ci sono dentro al 100% e speriamo vada bene, sono fiducioso. Come nasce l'idea di questo progetto? Allora, sostanzialmente i miei progetti, tra virgolette, o comunque quello che faccio creativamente, nascono da una visione che ho nel cervello, sì, è un po' rude da dire, tipo visione cervello, però è così, tipo ho delle visioni e poi cerco di renderle reali, cioè magari inizio a scrivere quello che voglio fare. Anche quando faccio musica non è mai solo la musica, è proprio un sacco di ispirazioni che vengono da diverse cose, da persone, da tutto quello che mi circonda, prendo ispirazione, ecco. E poi la metto su carta e provo a concretizzare e dare un concept a tutto il progetto. Poi ovviamente scrivo i testi, vado in studio e cerco di dare, come si può dire, qualità a tutto quello che faccio. Questa è la cosa più importante, perché sicuramente serve, in questo ambito serve buon gusto prima di tutto, anche se si fanno cose che vogliono magari provocare le persone
o anche se vuoi parlare di cose semplici come, per esempio, sono ispirato anche dalla nightlife, dalla cultura pop. Anche se si vuole parlare di cose semplici, bisogna sempre avere un attimo di buon gusto. Il nuovo album sarà disponibile su diversi social network e market digitali. Quando potremo, insomma, scaricarlo e poterlo ascoltare? Allora, il progetto, come ho già detto, è iniziato veramente da poco, però credo che qualcosa uscirà ad agosto, tipo magari un singolo, vediamo, dipende dalle tempistiche, però sicuramente qualcosa ad agosto uscirà, assolutamente. Allora, ci terremo aggiornati tramite la tua pagina Facebook e i social network dove tu sei presente. Grazie mille, ciao. Un'opera dell'artista Flavio Favelli nella parete esterna del mercato civico di Iglesias. Il progetto rientra nel Summer Program della Scuola Civica d'Arte Contemporanea della città. Un wall painting per la città di Iglesias, realizzato dall'artista Flavio Favelli con la collaborazione degli studenti del Summer Program della Scuola Civica di Arte Contemporanea di Iglesias. Favelli, esperto in arti visive, è conosciuto per aver esposto in spazi pubblici e privati in Italia e all'estero. Ha partecipato a 2 biennali di Venezia. Nel 2010 è stato invece in residenza all'American Academy di Roma per l'Italian Fellowship. L'opera di Iglesias, di circa 80 metri quadri, è stata realizzata sulla parete esterna del mercato cittadino, in via Oristano. Il murales ha come tema un'immagine tratta dalla pubblicità del tonno Palmera, con la scritta presente nelle confezioni «Fatto come piace a noi italiani». Nell'opera la parola Palmera è stata cambiata in Palmira, in riferimento alla città siriana e alla mattanza da parte dei miliziani dell'ISIS. Il murales è stato accolto con favore dal consorzio degli operatori del mercato civico. La scuola d'arte sta attuando un processo finalizzato a ripensare tutto l'edificio, progettato da Ettore Sozzas, architetto e designer italiano, come un contenitore di opere. A breve ogni lato del mercato, assicurano dalla scuola d'arte, sarà valorizzato con un'opera di un artista a livello internazionale. Carignano Music Experience. Stasera alle 21 la manifestazione approda alla cantina di Sant'Adi con il concerto dell'artista Matthew Lee. Come di consueto, dopo lo spettacolo è prevista la degustazione di un piatto tipico preparato dallo chef Achille Pina, che sarà accompagnato dai prestigiosi vini della cantina di Sant'Adi. Si consiglia la prenotazione e l'acquisto del biglietto presso il punto vendita della cantina. E adesso parliamo di sport. Il Vespa Club Carbonia ha organizzato la seconda prova del campionato sardo di regolarità vespistica 2015. Nebida, Bugeru, Flumini Maggiori, Iglesias, per rientrare poi di nuovo a Nebida. La manifestazione si svolgerà oggi e domani, 12 luglio, giorno in cui partirà il primo concorrente alle 10 dalla piazza Belvedere di Nebida, frazione di Iglesias. La prova consiste nell'affrontare il percorso di 72 km ad una media di 30 km orari, con 3 controlli a tempo e un controllo a timbro, tutti con passaggio obbligatorio. La manifestazione è aperta solo ai soci Vespa Club di Italia. E con questo, con questa era l'ultima notizia, termina qui il nostro TG. Adesso il meteo e il telegiornale in lingua sarda. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Per domani, domenica 12 luglio, previsto sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno dal nord e nord-ovest con intensità di 19 km orari. Possibili raffiche fino a 25 km orari. Temperature minime comprese tra 17 e 23 gradi e massime comprese tra 28 e 36 gradi.